giudiziaria, diciamo così. Allora, ma non ti sembra scandaloso che questo signore da 2 anni si sa, perché queste cose più o meno le avevamo scritte già sui giornali, anche se l'audio non era mai stato ascoltato, c'è un signore che si vanta di avere comprato un senatore come? Piazzandolo a Fede per il TG4, 4 sere su 6, al TG5 di Mimum, al giornale della famiglia Berlusconi e ancora una volta a Panorama della famiglia Berlusconi. Questo è il garante che dovrebbe garantirci dal fatto che le scelte sulle reti di Berlusconi siano fatte nell'interesse nostro e non nell'interesse di Berlusconi. È pagato per questo, ripeto, 400.000 euro all'anno. Non ti sembra scandaloso che da 2 anni si sanno queste cose? Quello è rimasto lì e questo lo dico anche nei confronti dell'opposizione che non ha fatto una manifestazione, che non ha fatto qualcosa per tirarlo giù da quel posto. È una questione di forme Ma poi anche. dovete tirar giù Ok, anche i suoi, brevissimo, che non brevissimo, hanno brevissimo. di Ma non solito penso dei che modi di arrivano a comportarsi molto diversi. questo punto. Non... Guarda, se andavamo a intercettare, io me li ricordo perché parlai con qualche consigliere, gli telefonava Veltroni, gli telefonava, dipende da chi comanda in quel momento, no? E chi l'ha Ma... mandato lì. E quando chiamano, poi c'è uno che pensa di fare le cose più pulite perché è più intelligente degli altri, ma fa le stesse Ma te non sporcherie, scandali, no? veramente, E non, cioè, guarda, lo dico perché la sono... Non abbiamo sinistra più ha tempo, scusa, fatto le dobbiamo... stesse cose del centrodestra, che erano le stesse cose della Democrazia Cristiana, Sai che del non... Partito Comunista e del Partito Socialista. Curzio, Sai che... No, poi c'è chi sai si anche tu ritiene che non è migliore così. perché dice: io le faccio Scusate, intelligenti, scusate, se ma no ci sempre sovrapponiamo. l'amichetto Ci cerca di sovrapponiamo. Ma salvare. questo lì è lo mai, veramente. Curzio, Bisogna essere impressioni onesti. di questa... No, io credo al contrario che il paese che fa schifo sia molto libero di fare quello che gli pare, di prendere i soldi pubblici per fare queste porcherie. Mentre il paese che non fa schifo ha molta poca libertà. Che libertà ha? Non riesce neanche a non pagare lo stipendio a quelli che fanno i servi. Quindi siamo in una condizione, secondo me, esplosiva, perché le intercettazioni rivelano a un pezzo d'Italia che di queste cose non campa. Diciamo la verità, c'è un pezzo d'Italia che non campa di corruzione, di amicizie, di favori, di truffe ai danni dello Stato, come campano questi. E a questo pezzo d'Italia le intercettazioni raccontano il retroscena. Visto che l'informazione è in gran parte censurata e non sarà certo il TG1 il Menzolino a informare su queste cose, a questo punto ben vengano le intercettazioni. Poi io non credo neanche che ci si debba rassegnare a questa come dire, chiamata generale diciamo, a correo. Io non credo che se intercettano tutti abbiano tantissime cose da nascondere. Prodi quando Se viene intercettano me intercettato, possono dire che ogni tanto dico cazzate, ma Prodi più quando di viene quello. intercettato e Panorama pubblicò le sue intercettazioni, gli disse pubblicate tutto quello che volete, basta che non usiate queste cose Questo è contro le intercettazioni, per l'atteggiamento esempio. normale di un politico democratico dovrebbe essere, e infatti è l'atteggiamento che c'è, intercettatemi, non ho nulla da nascondere. Sono un uomo pubblico, non ho nulla da nascondere. Bene, noi chiudiamo in bellezza con Mario Natangelo e le sue vignette. Oggi abbiamo anche il leggio, è una cosa importante. Speriamo Questa che vignetta la funzioni. chiamiamo sempre peggio. Dice: il Premier non resiste a non fare telefonate. Pensare che prima gli bastava solo qualche squillo. Questa invece la chiamiamo vanità e c'è una frase che sentiamo tantissimo, cioè fango su di me, dice il Premier. E l'altro risponde: un trattamento di bellezza, Presidente. Poi il voto punisce Sarkozy in Francia. Berlusconi è preoccupato per quanto è successo in Francia, quando tagliarono la testa al re. E per finire questa in cui c'è il Premier che dice che i giornalisti e PM buttano fango sull'Italia. Poi succede che uno va all'estero e si vergogna di essere Berlusconi. Bene, grazie, noi ci vediamo giovedì Grazie in a un'altra tutti gli puntata. ospiti e a Grazie. presto.